Berardo Guido, dirigente del Villanovetta. Beh, una vittoria arrivata decisamente all'ultimo, diciamo, mancavano solo più, forse meno di un minuto. Un primo tempo, prima eravate sotto 2-0, poi un'ottima rimonta, una gran reazione della vostra squadra, direi. Ma direi proprio di sì, abbiamo fatto la prima vittoria esterna e la cosa ci fa molto piacere, anche se a casa di un grande amico come Franco Cappellino. Comunque posso dire che abbiamo giocato bene, anche se siamo andati 2-0, avevamo 3 o 4 occasioni grosse, non le abbiamo sfruttate, poi quando abbiamo cominciato a sfruttarle abbiamo fatto dei gol. Comunque una partita molto tirata, due squadre molto corrette, per noi sono 3 punti fondamentali che vedremo in futuro. Quindi direi un'ottima vittoria sulla quale progettare un buon futuro, diciamo. Sì, noi diciamo che quest'anno, magari gli altri anni eravamo molto più fortunati, quest'anno non dire che siamo stati sfortunati parecchie volte, perché squadre che ci avevano messo sotto di brutto non ci sono state, diciamo. Però avevamo solo 2 vittorie casalinghe e adesso con la prima esterna abbiamo 9 punti, siamo molto più vicini al centro classifica. Mazzeo Cattandrea, giocatore dell'ST, direi purtroppo deluso dalla sconfitta arrivata negli ultimi secondi di gara. Molto deluso, come tutti i miei compagni del resto. Eravamo partiti male, poi dopo i 2 gol forse ci hanno portato un po' troppa euforia e ci siamo presi poi dopo 3 gol nel primo tempo, siamo andati al riposo sotto appunto di un gol e poi ce l'abbiamo messa tutta, ma ogni volta piccole disattenzioni ci costano care. Hai detto bene, nel primo tempo addirittura 2-0, poi qualche disattenzione hanno fatto sì che siete andati sotto il 3-2. Qualche rammarico particolare per il primo tempo? No, dovevamo solamente stare un po' più tranquilli, invece spesso in alcune occasioni ci facciamo prendere un po' troppo dal nervosismo e succede quel che succede, come appunto oggi. Sono 3 punti che ci mancheranno, anche perché come visto in tutto il girone d'andata siamo riusciti a racimolare 11 punti, abbiamo fatto solamente 3 vittorie con le neopromosse, diciamo, e questi punti ci serviranno alla fine, però va bene così.